ladro di denari. Da quando è morto il duca Pietro, Mariano butta via il denaro. E io che sono sempre a secco, accidenti a lui. Ma ecco Mariano. Vi ho cercato, sorella, perché mi servono dei piccioli. Avete compreso? Ma che scrivete, sorella? Il concetto l'avete capito? Piccioli, non c'è altro. Vostro figlio, scialacqua. Io non ebbi niente da vostro padre. Un prestito mi sarebbe gradito. Vi darò quello che chiedete, lasciatemi un giorno di tempo. Grazie, sorella. Ma qui c'è dell'altro. Carlo, ditemi voi, ricordate che io abbia mai parlato. No, Marianna, sorella cara, no. Eppure mi pare di ricordare delle voci. Ma adesso che mi prende, sorella? Ah, ma guardate alla signora Marianna, con quel pallore dilattante, quella bocca pallida e sensuale. È nessuno che le insegna i rudimenti dell'amore. Io potrei insegnarvi qualcosa, ma non so le esperienze che si scambiano fra fratelli. Che le brotta era da piccola, tutta paura e allegria. È vero che parlava quando aveva 5 anni, forse 6. Lo ricordo benissimo. E poi quel sussurrare in famiglia, quel serrarsi di bocche atterrite. Ma perché? Perché? Che cavolo stava succedendo in quel labirinto di via Loro a Palermo? Una sera si sono sentite delle grida da accapponare la pelle. E poi... Sì, Marianna con le gambe sporche di sangue fu portata via, sì, trascinata dal padre, dal maggiordomo. Strana l'assenza delle donne. Il fatto è... Sì, ora mi ricordo, Dio mio! Lo zio Pietro, quel caprero malaretto, ma come ho fatto a dimenticare? Per amore, diceva lui, per amore sacrosanto, che lui l'adorava quella bambina, che se n'era disciuto pazzo. Ma come ho fatto a perdere la memoria così? E dopo, quando Marianna è guarita, si è visto che non parlava più, come se zac, le avessero tagliato la lingua. La piccola testa aveva cancellato tutto. E non lo sa neanche ora che cosa è stato a renderla com'è. Meglio così. Lasciamola nell'ignoranza, povera donna. Farebbe bene a prendersi un bicchiere di laudano e a mettersi a dormire. Un momento. Io dovrei spingerla a fare come sua madre. Buio, sonno e quintali di oppio. Ma alla sua età sarà pure capace di sopportare la verità. Forse è anche un atto di coraggio da parte sua, da parte mia. Soprattutto mia. Marianna, dove andate? Povera babbasona. Senza orecchie, senza parole. Ora mi metto a correre, la prendo per le spalle, la stringo al petto e le do un bacio sulla guancia. Lo farò, cadesse il cielo! Era questo. Era questo il grande segreto di famiglia. Il mistero che il signor padre aveva in comune col signor marito, zio. E che ne io. Nella signora madre dovevamo scoprire un segreto che affondava le radici nella mia stessa segretezza. Come ho fatto a perdere la memoria di tanto male? Forse per proteggere il mio adorato padre da un sospetto ignobile. Un silenzio cercato, voluto, temuto. Ho tappato per sempre la mia bocca e le mie orecchie. Il mio fratello Carlo, come un arcangelo Gabriele, ha voluto annunciarmi la verità. Mio Dio, mio Dio. Mio Dio. Abbi pietà di me. Mi ha portato nella cella del vino. Dolcezza è il suo palato. Sostenetemi coi pomi perché io sono malata d'amore. Che bestemmia mescolare nel disordine della memoria le parole sgargianti del cantico dei cantici con i brandelli di un ricordo di allegrezza. Come ho fatto a dimenticare la mia amputazione? Somiglia il mio diletto a un capriolo. Prendeteci le volpi piccoline che pastano le vigne.
Signore, fate che io abbia la forza di resistere. Eppi, sette femmine pintari, un tarì e troppo poco, sette femmine punta poco. Eppi, sette femmine puntari, un tarì e troppo poco, sette femmine punta poco. Eppi, sette femmine puntari, un tarì e troppo poco, sette femmine punta poco. Eppi, sette femmine puntari, un tarì e troppo poco, sette femmine punta poco. Grazie a Noela Amato e a Claudia Sabatti.